of love, bam, boom. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Ha fatto la storia della canzone italiana con il suo stile unico, un mix di musica pop, colta, elettronica. Franco Battiato ci lascia brani senza tempo come La cura o Centro di gravità permanente. Un ricordo del cantautore siciliano con Fausto Pellegrini. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Ogni cercatore ha una sua bisaccia dove mette le cose che trova, cerca e se le porta dietro. Ecco, nella bisaccia di Franco Battiato, quali sono le cose importanti che ci sono dentro e magari anche quelle che sta ancora cercando con maggior curiosità? Diciamo che la cosa più importante è non portarsi niente, quindi essere completamente liberi, semmai la mente. La natura della mente è qualcosa di incredibile. Tutto questo universo è una costruzione della mente. Aria della sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Quando uno comincia a prendere coscienza della propria personalità, che andrebbe debellata, no? Perché noi abbiamo un ego che fa veramente pena, eh? Allora poco a poco, quando tu marci su un binario spirituale, non c'è niente che possa tenere al riguardo, niente proprio. E questo quelli che mi seguono lo sanno bene. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. I misteri che ci sono in questo universo sono incredibili. E noi esseri umani, nascere esseri umani è un grande regalo. E purtroppo la maggior parte non lo sa, non lo capisce e crede che bisogna lavorare e studiare per raggiungere i risultati. Non mi abbandonare, perché la pace che ho sentito in certi monasteri, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce. Oh, bubble, bubble, bam, boom.